Ragazze, buongiorno. Allora, come dicevamo, ci dedichiamo un altro po' di allenamento fino a quando Antonio non dovesse darci questa sorpresa. Sentirete un po' di sottofondo musicale perché intanto c'è Giuseppe che sta lavando a casa, quindi si è messo la musica. Allora, iniziamo dal fare un lavoro di respirazione. E quindi con le gambe incrociate vi appoggiate le mani, sono rilassate, e facciamo inspirando, salgo le spalle, inspirando scendo. Adesso rilassate le spalle e facciamo un semi giro con la testa. Uno e uno. Ok, allora fatto questo lavoro appoggio le mani a terra e flutto. Appoggio la mano e cambio. Arrivate sempre a sentire il vostro massimale di allungamento e il braccio che resta in appoggio si piega man mano che salite, in modo tale che avete più possibilità di scendere e quindi di sentire il lavoro. Ok, fatto questo lavoro andiamo in torsione, quindi salgo, un giro e cambio. Ed espiro. Ultimo. Ok, allora fatto questo lavoro ne facciamo un altro molto utile in fase di travaglio e parto che abbiamo già proposto, che cioè quello di, avendo le mani in scarico o sulle ginocchia o a terra, di mobilizzare la parte pubica. In questo caso lo facciamo con le circonvoluzioni, quindi io devo andare a oscillare. Vedrete che oggi come lezione sarà molto focalizzata sui lavori gravitazionali, quindi quelli che aiutano a incanalare il bambino nel canale del parto, o comunque per chi è già, diciamo, in una fase avanzata, vanno a migliorare sia la percezione che proprio il comando, il controllo muscolare. Invece per chi comunque nelle settimane precedenti non deve preoccuparsi di fare questi lavori, perché comunque è sempre meglio fare un lavoro di mobilizzazione, perché continuerete poi a fare una gravidanza con una muscolatura tonica, forte e soprattutto elastica. Quindi lo facciamo sempre nello stesso senso e cercate proprio di sentire che andate a toccare le zone che sono un po' più appesantite adesso, un po' più rigide come struttura, perché ovviamente stanno caricando il peso, sia il nostro peso in più che comunque il peso del bimbo in crescita. Cambio giro. Fatto questo giro lo facciamo alternato, quindi uno in un senso e cambio nell'altro, e lo faccio alternato con la respirazione, quindi prendo l'aria e respiro. Allora, io ve li dimostro da seduta, ma si possono anche fare sedute sulla fitball, su una sedia o anche in piedi. Qual è la differenza? In realtà a livello, diciamo, motorio e funzionale, farli in piedi
è molto più indicato nella fase attiva di travaglio, perché appunto stando in piedi avete la possibilità di controllare appoggiandovi con le mani al muro, con le mani diciamo alla sponda del letto, e aiutare quindi già stando in piedi al bambino a farlo discendere. Però ci sono delle situazioni nelle quali in piedi magari non riusciamo a stare, mettete come ipotesi le contrazioni dolorose, o mettete anche il fatto di stare magari con pressione bassa e quindi non avete la forza di stare in piedi e quindi preferite stare sedute, e lo potete anche fare questo tipo di lavoro sul letto. Quindi io ve lo propongo da seduta a terra, però sappiate che potete poi trovare anche in questo caso la posizione per voi più ideale. Fatto questo, andiamo a oscillare destra sinistra, sempre con lo scarico delle mani, vado di lato. Ok, allora fatto questo, adesso andiamo a appoggiare una pianta contro l'altra e andiamo a eseguire il lavoro della farfalla che abbiamo già proposto. Cercate sempre di avere il controllo della schiena, nel senso che dovete avvertire la verticalità, come se la vostra colonna vertebrale fosse collegata al soffitto da un filo e che questo filo vi venisse tirato dall'alto, quindi voi sentite proprio che vi andate ad aprire e ad allungare, perché avere una schiena dritta vi aiuta di conseguenza a indirizzare il bambino a avere una posizione corretta, allineata con il vostro corpo e allineata con il vostro bacino. Diciamo che è tutto collegato, la cura del vostro corpo in maniera preventiva durante la gravidanza con questo tipo di allenamento va a aiutarvi anche poi nella fase di espulsione. Allora, da questa fase di farfallina oggi c'è molto traffico perché la giornata è bellissima e quindi tutti si stanno dirigendo qui al mare. Allora, distendo una gamba, l'altra la piego, quella piegata la vede verso la zona pubblica e la gamba invece distesa la vede verso l'esterno col piede a martello. Cosa andiamo a fare? Una mano è appoggiata sulla gamba e vado a fare una flessione e una torsione. Allora, questo è un ottimo lavoro per lo scarico e l'eliminazione dell'indolenzimento della parte lombare. Quindi godetevelo in fase lenta e profonda, quindi sentite sempre che andate a tirare, ad allungare. Faccio il cambio lato. E stop. Ripetiamo la farfallina. Bene la schiena e riparto. Ok, allora cambiamo posizione. Allora dovete avere i piedi vicini, quindi non, se non riuscite proprio con il contatto uno con l'altro, comunque sono abbastanza vicini, e dovete avere lo scarico delle mani avanti, non molto lontane dal corpo, anzi perpendicolari, in modo tale che scarichino il peso del corpo e non sentite troppa tensione lungo la schiena. Cosa facciamo? Parto da questa posizione, inspiro.
espirando mi allungo in avanti, quindi devo scendere. Vado giù e ritorno su. Ok? Quindi prendo l'aria, butto fuori. Allora, come vedete, le due posizioni non le cambio velocemente. Rimango qualche istante nella posizione di arrivo giù e qualche istante nella posizione verticale. Prendo l'aria. Adesso il lavoro lo facciamo simile, la partenza però è in quadrupedia, posso allontanare un piede dall'altro e devo fare inspiro, mi spingo leggermente avanti stringendo i piedi, buttando fuori, vado dritto, inspiro ed espiro. Facciamo gatto. Seduta, e facciamo con le braccia in scarico avanti, inspiro, espirando le spinte dietro. Ultima e cambio il lato. Ora unisco le dita e faccio inspiro, singola.
Allora, faccio adesso questo fronte. Allora, le mani cingono le caviglie. Che devo fare? Inspiro in arco, quello che riesco. Espirando, vado indietro con la ritrovazione. Quindi al contrario, sentite che qui andate come volete a poggiare indietro, senza andarci realmente. Allora adesso andremo a fare un lavoro dove io prendo la sedia per mostrarvelo, però lo potete fare anche senza o comunque con un altro appoggio che possa essere un letto, una poltrona. Allora, le gambe divaricate e devono essere divaricate oltre l'ampiezza del vostro bacino, quindi più ampie, con le punte dei piedi verso l'esterno. E devo fare inspiro, sono su, espirando dobbiamo scendere. Come vedete il bacino è tra le gambe e le gambe sono in apertura. Abbiamo inserito l'ex rotazione per andare a rispettare la modifica a livello di bacino che subiamo nella gravidanza, in modo tale che sia del tutto fisiologico. E da questa posizione poi ritorno su, lenta, distendo, e rinforzo. E poi di nuovo inserito, espirando, piego le gambe, scendo. Come vedete le posizioni le mantengo perché questo deve aiutare a far scendere il bimbo, incanalarlo senza però darci un affaticamento esagerato, quindi sempre con una certa fase poi di recupero. E lentamente torno. Prendo l'aria, inspirando e scendo. Allora, ottimo lavoro questo, fase di travaglio attiva, quindi quando proprio siete pronti ormai, contrazioni che non regolari, vicinissime, questo ragazzo vi aiuta tanto. Quindi se siete sole o in ospedale, siete in compagnia ostetrica, compagno, marito, questo fatelo. Un letto Lamborghini poi, lo facciamo l'ultima volta. Anche qui cercate di avere il controllo della schiena. Da questa posizione se uscite oscillate un po' destra e sinistra. Ok, lentamente ritorno. Ok. A piedi uniti faccio un po' di stretch. Spingo dietro e rimango. Poi con lo scarico sempre della sedia, una gamba è piegata avanti e devo prima stendere, prendendo l'aria, piegare in avanti. Decide di tirare la gamba dietro, il tallone è sempre appoggiato. Questo va benissimo anche se fatto con l'appoggio del muro, in modo tale che poi siete proprio in posizione verticale
E con questo movimento avanti e dietro continuiamo tutto il lavoro di canalizzazione. E cambio piede. Respiro. Allora, tolgo la sedia. Allora, altro lavoro che potete fare sono le circonduzioni in piedi del bacino. Quindi gambe sempre divaricate, potete appoggiare le mani o sul grembo o sul punto di là per fare questo lavoro. Uno e uno. Allora, come vedete, io cerco di mobilizzare il bacino uscendo dall'asse che mi allinea al pavimento, quindi non è un piccolo giro rigido, è un giro ampio, uno e uno. Anche questo, ragazzi, è ottimo nella fase di preparazione all'uscita. Adesso lo stesso lavoro di giro lo facciamo piegando le gambe, quindi devo scendere, girare e risalire. E cambio giro. Quindi viene più comodo fatelo sempre in un senso, eh. Facciamo, inspiro con le braccia rilassate, espirando vado in apertura e vado indietro e ritorno. Stop. Ora un braccio si rilassa giù, la mano accompagna la testa e faccio un giro alternato, uno e uno. E cambio lato. Mani incrociate dietro, prendo l'aria, chiudo la testa avanti. Allora, fatto questo, andiamo sul fianco. Scendo sull'avambraccio. Inspiro. Espiro. Stendo la gamba e piego. Ok, cambio lato.
troverete a fine allenamento, sentirete che oggi avete lavorato molto sulla mobilizzazione, quindi un lavoro oltre che muscolare anche articolare. E stop. Allora facciamo il gatto e tiriamo poi con la fasciata giù. Unisco le piante, porto dietro. Ok, dicevamo, mi appoggio adesso se ho bisogno su una sedia, altrimenti se riesco vado dietro. Altra posizione ottima per aiutare a incanalare. Aprite con le spalle, portate dietro e ritorno avanti. Inspiro e respiro. Ultima. Perfetto, lentamente ritorno. Rimango qualche istante in posizione verticale e poi, come sempre, per tornare su, prima appoggiate i piedi. Vedete, si ripropone la posizione accovacciata di prima e poi lentamente srotolo. Quindi mi scarico a terra le mani se riesco, altrimenti su un appoggio, distendo le gambe, la testa rilassata e lentamente, lentamente ritorno su. Benissimo care, vi auguro una buona domenica.